Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Come procede invece la vostra? Fatemelo sapere giù nei commenti. Allora, oggi faremo insieme, come sempre, delle ricette facilissime, sane, ma anche tanto tanto golose. Allora, iniziamo subito dalla colazione. Vi faccio vedere come faccio queste merendine al cacao e ricotta. Sono con pochissimo zucchero e hanno pochissime calorie. Quindi vi servirà un uovo, dello zucchero di canna, in alternativa potete utilizzare anche la stevia. Mescolate insieme prima l'uovo con lo zucchero insieme alla buccia di arancia e cercate di creare un composto molto spumoso. A questo punto potete aggiungere la ricotta, in alternativa potreste utilizzare anche lo yogurt greco. Mescolate bene, dopodiché aggiungiamo le polveri setacciate. Se il composto dovesse risultare un pochettino troppo duro, potete aggiungere qualche cucchiaio di latte di mandorla, latte che preferite. A questo punto mettiamo il composto nelle formine, utilizzo queste in silicone, ma potete utilizzare le formine da muffin e li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 25 minuti. Li spolveriamo con un po' di zucchero a velo e le nostre merendine sono pronte, sono sofficissime e golosissime. Passiamo al pranzo. Come sempre piatto unico, la prima cosa che faccio è quella di impanare i miei fetti di nasello con un po' di semola rimacinata, dopodiché vado a mettere in una padella un filo di olio per farli cuocere. In alternativa potete anche cuocerli al forno, però in padella rimangono molto più morbidi e umidi. Nel frattempo vado a cuocere in acqua i broccoli che io avevo cotto e congelato e nel frattempo che i broccoli cuociono vado a cuocere anche la mia pasta, questa è pasta di lenticchie 100% legume che andrò poi a condire con un pomodorino che avevo preparato il giorno prima, semplice, con delle olive nere. Il mio pranzo è pronto. Passiamo allo snack, questo vi farà impazzire. Allora, prendete 20 g di riso soffiato e lo unite allo yogurt greco con qualche cucchiaio di latte, il latte che preferite. Mescolate bene, io a questo punto aggiungo anche un cucchiaio di crema di nocciole, 100% nocciole, non zuccherato. Potete anche utilizzare la crema proteica che preferite o non metterla proprio, magari potete utilizzare un dolcificante al suo posto. Mescolate bene tutto e vado a coprire il riso soffiato con una cremina al cacao, fatta semplicemente con due cucchiai di cacao amaro, dell'acqua e un cucchiaino di dolcificante. Io sto utilizzando lo sciroppo d'agave. Vado a mettere la cremina al cacao sopra il mio riso soffiato e la stendo bene, poi la vado a decorare con un po' di granella di nocciole e la lascio in frigo per qualche oretta prima di mangiarlo nel pomeriggio. È buonissimo, è davvero una merenda che piace sia ai grandi che ai piccini. Passiamo alla cena, anche qui una cena semplicissima, ho preparato delle patatine gratinate al forno con una cremina allo yogurt e delle cicorie semplicemente passate in padella. Allora, preparo le mie patate, io utilizzo questo strumento che mi permette di avere questo taglio in particolare, ma potete tagliare le patate come più preferite.
e le vado a mettere in acqua fredda per fargli togliere un po' di amido. Quindi le lascio nell'acqua per una decina di minuti. Nel frattempo che le patate sono in acqua, vado a preparare un mix di pangrattato, spezie e sale. Qui vado molto a occhio. Quando le patate sono pronte, vado a metterci 2 cucchiai di olio d'oliva all'interno per permettere al pangrattato di attaccarsi bene alle patate e le vado a condire con il mix di spezie. Le metto su una teglia con carta forno e le faccio cuocere a 200 gradi per un 25-30 minuti, dipende un pochettino dal forno. Nel frattempo invece ho cotto le cicorie nell'acqua, poi ho lasciato un po' di acqua di cottura, ci ho messo uno spicchio d'aglio e le ho lasciate insaporire in padella. Per quanto riguarda la cremina e lo yogurt, prendete uno yogurt, io utilizzo il kefir, ma potete utilizzare anche lo yogurt greco. E lo vado a condire con un cucchiaio di limone e un cucchiaio di olio d'oliva, un pizzico di sale, pepe e io utilizzo del prezzemolo tritato, ma potreste utilizzare se vi piace l'erba cipollina o per esempio la menta, che ci sta veramente molto molto bene. E questa sarà la mia salsa d'accompagnamento per le patate. La mia cena è pronta, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche idea. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!